Fitta nebbia in pianura padana, è iniziato il periodo autunno-invernale e il sole si vede poco. In queste condizioni climatiche le vitelle soffrono molto il freddo, per cui è opportuno prendere delle precauzioni. Quali sono queste precauzioni? Impariamo dalla natura. E in natura i maestri a ripararsi dal freddo sono i gatti. Perché? Perché quando arriva il freddo, vedete, si mettono all'interno di paglia pulita, asciutta e si infrattano. Scusi gatto. La stessa cosa dobbiamo fare con i vitelli, tant'è che in quelli che sono, diciamo, i consigli degli esperti sono quelli di avere delle gabbiette con abbondante paglia. Quindi la gabbietta che riceve il vitello deve avere un'abbondante paglia asciutta all'interno, se possibile un tappeto antisdrucciolo, avere la possibilità di avere dei fori da cui può drenare, diciamo, l'urina e le feci. La paglia fa sì che il vitello si può infrattare con gli arti, tant'è che gli americani hanno fatto un apposito score, quindi l'importante è che il box sia pulito ed eventualmente durante la stagione invernale potete inserire delle lampade con lampadine ad infrarossi, appunto per creare il nido caldo. Andiamone a vedere qualcuna. Vedete appunto in questo caso come il vitello sta comodamente sotto la lampada infrarossi riscaldandosi. Un altro trucco della natura è quello che vi farò vedere adesso. E i gatti sono maestri in questo. Perché? Perché si alimentano costantemente e soprattutto durante il periodo invernale hanno a disposizione il latte che in questa stalla gli viene lasciato a disposizione. Quindi alimento ricco di sostanze nutritive che deve essere dato ai vitelli in modo tale da poterne garantire la loro salute fisica. Il latte deve essere sciolto a una giusta concentrazione e per fare questo è opportuno misurare la concentrazione che viene data ai vitelli, ma questo lo vedremo in un altro video. Il livello di quantità di paglia a disposizione del vitello si misura in base a quanto l'arto anteriore e il posteriore è nascosto sotto la paglia. In questo caso la quantità di paglia è adeguata ma non eccessiva. Durante il periodo più freddo occorre appunto mettere tanta paglia in modo tale che il vitello si infili sotto con le zampe all'interno della lettiera. Vi metto nella descrizione di questo video, nel link, la possibilità di andare a vedere quello che è lo score che viene proposto da un'università americana. Quindi, per meglio spiegarmi, visto che il vitello non sta fermo, il concetto è che il vitello riesca, durante le ore più fredde della notte, a mettere le zampe sotto la paglia. Per cui, se voi vedete gli arti fino a un certo livello, potete tranquillamente giudicare quant'è la quantità di paglia disponibile e quant'è il grado di score, di punteggio, dell'impagliatura della gabbietta. Sperando di essere stato chiaro, andate a vedere il link e magari provate ad aggiungere la paglia nelle vostre gabbiette in modo tale da affrontare la stagione invernale. Ci sono altri sistemi. Fatti vedere come sei il calduccio dentro la gabbietta. Ok, siamo qua all'interno della gabbietta con un vitello, lampada rossa, ambiente riscaldato. Ci sono altri sistemi che alcuni adottano, oltre alla lampada infrarossi e alla paglia abbondante, ad esempio quella dei cappottini. Io non ho allevamenti in questo momento che sono i cappottini, se qualcuno di voi li usa faccia un commento alla fine di questo video in modo tale da informare gli altri allevatori se la pratica è una pratica giusta. Ciao a tutti!